Ed eccoci amici di Rete 8, bentornati nella nostra rubrica Chef in Cucina, prontissimi per regalarvi una nuova ricetta anche oggi curata, oramai li chiamo amici, Franco e Francesco. Grazie, ciao Jennifer, buongiorno a tutti. Allora, Franco, oggi ricetta veramente molto molto gustosa. Oggi ci divertiamo, proprio facciamo un po' di capriole. Sì, allora, primo piatto, giusto? È un primo piatto, rigatoni con un estratto di scampi che si ottiene appunto dalla estrazione del sapore da una cosa che di solito buttiamo, non tutti la buttano perché qualcuno furbo se la mangia, insomma, e c'è la testa e il carapace degli scampi. Va bene, rigatoni appunto, un soffritto veloce, leggero di rosmarino e aglio rosso di Sulmona, dei gamberi rossi sgusciati, erbe aromatiche e un po' di peperoncino. Ma prima ho chiesto al nostro chef se potevamo chiamare la ricetta di recupero. Giustamente abbiamo ironizzato una parte sul fatto. Recupero, sì. Però effettivamente un recupero in molti. Di lusso. Esatto, un recupero di lusso. Però in molti, quando utilizzano gli scampi, poi vanno a buttare le teste. Ed è una cosa che non si deve fare, vero Franco? Assolutamente no. In cucina si può veramente utilizzare quasi tutto. Bene, poi oggi il nostro chef insieme a Francesco ci insegneranno come andare a recuperare le teste degli scampi. Per fare che cosa? Appunto, quell'estratto lì. Abbiamo un estratto di teste di scampi, va bene? Si lavora quasi come un brodo, quindi si fanno tostare le teste degli scampi insieme a un po' di cipolla, si sfumano con del vino possibilmente o bianco dealcolizzato o cerasolo dealcolizzato. Poi si crea, come spesso vi ho detto, uno shock termico con acqua e ghiaccio, quindi si blocca la cottura, il sapore passa dalla testa degli scampi al liquido, si fa ritirare, concentrare, si filtra il tutto e il risultato è quello lì. Considerate che non c'è nemmeno pomodoro, quindi quel colore che vedete è un po' scuro. Proprio degli scampi. È come il colore degli scampi tostati. È un concentrato di gusto, di sapore, di intensità. Ma quanto tempo impiega più o meno per avere quella consistenza? Beh, ci vogliono circa 2 ore. 2 ore, ecco, quindi i tempi sono un pochino lunghi. Perché solitamente siamo abituati, grazie anche al nostro chef Marco Caldora che saluto, a fare sempre i fumetti, no? Perché ovviamente per chi poi fa una cucina di mare il fumetto serve è sempre. Invece questa è proprio un'altra cosa, proprio un estratto. Ecco, e poi quanto si conserva? Beh, se lo congeliamo si conserva anche un mese, due. Quindi possiamo anche fare tipo una specie di dado. Esatto. E poi andiamo ad allungare con l'acqua e facciamo il brodo. Bravissima. Giusto? Ah? Ho imparato tante cose io, vero? Perfetto, quindi è una cosa, basta avere 2 ore di tempo libero. Tanto quando siamo in cucina, un'ora in più, un'ora in meno, alla fine, già che ci mettiamo i fornelli, diamoci da fare come si deve e recuperiamo tutto. Ma sì, assolutamente sì. E allora? Iniziamo, prima di tutto, visto che questa nostra pasta ha un tempo di cottura diciamo abbastanza lungo, 14 minuti, la buttiamo subito. Ok, dopodiché passiamo a creare questo soffritto di aglio, olio, un po' di olio, grazie. Io dico sempre, Franco, che un buon piatto si riesce a fare sempre nel tempo di cottura della pasta. Vero, vero. A parte qualche cosa preparata, insomma. Esatto. Mettiamo dell'aglio rosso di Sulmona qua a soffriggere insieme a del rosmarino, evitate il gambo proprio legnoso, eh? Quindi mettiamo soltanto le foglie e le parti più giovani. Ok. Mettiamo dell'aglio. Lo mettiamo con la camicia. Con tutta la camicia perché poi andremo a filtrare il tutto. Ok. Estraiamo questo sapore appunto del rosmarino e dell'aglio, la tostatura del rosmarino, la doratura dell'aglio si trasferiranno il loro sapore all'olio che poi filtreremo. Quindi dobbiamo aspettare che, insomma, aglio e rosmarino giungano a temperatura. Sì, sì, eccoli qua. Già soffrigge. Non bisogna lavorare con l'olio ad altissima temperatura. Basta veramente un piccolo bollore. Sì. Sì, perché poi l'aglio tende a bruciare molto facilmente e cambia completamente sapore. Amaro. Diventa amaro, sì. Inclinate leggermente anche la casseruola in modo tale che l'olio vada a bagnare tutta la superficie, sia dell'aglio che del rosmarino. È un legame indissolubile questo, Francesco, vero? Esatto. Ci vuole pochissimo a farlo. Ecco, già siamo pronti per filtrarlo. Ok. E quindi quell'olio adesso tu mi dici che è già aromatizzato. Sì, prontissimo. Fatto. Possiamo fare un'estrazione a bassa temperatura, se uno avesse a casa il sottovuoto, mettere aglio, olio sottovuoto, lo mettiamo in cottura a bassa temperatura. Ma tu senti?
Si sente? Che profumo! Come si sente? Ma balsamico, quanto avrà sofferto? Ma forse neanche 20 secondi è tanto. Sì, sì, pochissimo. Quindi poco tempo, mi raccomando, perché i profumi ci sono e evitiamo tutta quella nota un po' amarognola dell'aglio che poi tende a bruciacchiare. Che è terribile. Terribile, sì. Allora, con un cucchiaio mettiamo un filo d'olio, padella fredda ancora. Quindi questo stesso olio. E l'olio già è caldo. Ok. Questo estratto di scampi, mi dai un mestolino per favore? Vedrai che adesso arriva. Sì, deve scaldarsi per arrivare. Deve giusto? Scaldarsi. Quindi ne dobbiamo mettere abbastanza. Poi finiamo a far cuocere la pasta. E lo facciamo qui scaldare. Dentro. Facciamo 3/4 di cottura della pasta nell'acqua, dopodiché scoliamo e finiamo la cottura della pasta nella casseruola insieme all'estratto di scampi. Perfetto, quindi non ci resta che aspettare qualche minuto. Ci siamo, possiamo scolare la pasta, Franco. Ecco, non la scoliamo come si fa normalmente, ma con un apposito attrezzo la passiamo nella nostra casseruola. Una schiumarola, cos'è questa? Tipo schiumarola. E Gianni, intanto inizia a preparare la tartare di gamberi rossi. Ah, ok, perché andremo ad utilizzarli crudi. Sono una battuta di gamberi rossi. Facciamo abbastanza grossolano. Se Francesco mi passa una paletta, ok, intanto vedete adesso comincia la mantecatura, diciamo risottatura finale della pasta. Lo stavo per dire, stiamo risottando la pasta. Gamberi rossi, un po' di basilico. Tutto rigorosamente a crudo. Sì. Adesso è la stagione del basilico, inizia finalmente a trovarsi quello proprio buono. Gamberi rossi, basilico, limone e capperi. Capperi, un po' di sale. Che profumo, pizzico di pepe. E qui dobbiamo aspettare, Franco, che il liquido ritira tutto. Un paio di minuti e siamo pronti. Vedete, adesso l'estratto comincerà a concentrarsi sempre di più, fino a creare quasi un gel. Complice anche l'amido della pasta, giusto? Sì, la pasta recita il suo ruolo, sì. Possiamo spegnere perché è pronto. Ci siamo. Adesso ci sarà gli ultimi 10 secondi a... di magia. Questa è una fase che mi emoziona sempre. Okay. Usiamo un coppa pasta per dare questa formina un po' più... In questo momento nasce un piatto ed è il momento in cui io solitamente rimango in silenzio perché mi incanto. Guarda che cremina concentrata, incredibile. È incredibile questo piatto, chef. Allora, andiamo a nappare leggermente con questo. Vedi che è quasi un gel? No, è una salsa a tutti gli effetti. Ha proprio la consistenza della salsa. Allora, adesso Francesco provvederà a finire il piatto con i gamberi rossi crudi, con cui ha fatto una tartare che avete appena visto. Freschissima, che sta benissimo con la pasta cotta in questo modo. Qualche erbetta aromatica, qualche fiorellino non guasta mai. Ci diamo verticalità anche al piatto, il piatto più verticale più è bello. Non sempre, ma normalmente è così. Un po' di finocchietto. Massa, che bello, quanto è profumato, quanto si sente il profumo degli scampi. Aggiungiamo, vi ricordate, l'olio all'aglio e il rosmarino? Buccia di limone. E il piatto è pronto. Che meraviglia! Vado, faccio io? Ho io questa responsabilità? Vado? Eccolo qua, che profumo, io sono rimasta praticamente immobile di fronte a cotanta meraviglia. I miei complimenti. Grazie. Chef, complimenti. Grazie anche a te. Grazie, Francesco, rifate questo piatto perché è veramente facile,
facile, che più facile non si può, ma estremamente buono e soprattutto di grande effetto. Farete una grande figura con i vostri ospiti. Grazie a voi. Grazie Jennifer. Grazie Jennifer. E grazie anche a voi. Arrivederci a tutti voi. A domani. L'ortica è un'altra pianta spontanea disponibile durante la primavera. È ricca delle sostanze antiossidanti, aiuta nel fermare emorragie. Decotto di ortica ha anche degli effetti antinfiammatori per la prostata. Se la raccogliamo con i guanti e facciamo al vapore, può diventare lo sfizioso contorno per il pranzo.